Consigliere Menanchini, lei è stato il relatore di questa legge che modifica la legge regionale sull'agricoltura, l'ha detto che è innovativa, perché? Interviene in due settori specifici, quello del florovivaismo, che era un settore non normato da Regione Lombardia, quindi si va a definire un po' il campo di operatività dei florovivaisti che soffrono la concorrenza dei garden center e si va a premiare l'attività del coltivatore diretto e chi lavora sul territorio. Poi la grande pagina di questo progetto di legge riguarda gli agriturismi lombardi, materia già trattata da Regione Lombardia da diversi anni, era necessario un adeguamento, con questo progetto di legge andiamo a rivedere tutta la normativa relativa agli agriturismo con degli obiettivi ben precisi. Il primo è quello di promuovere il Made in Lombardy, quindi le eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche lombardi, alzando il livello dei prodotti somministrati all'interno degli agriturismo di produzione propria e di produzione lombarda. Quindi oggi un agriturismo deve somministrare ai propri clienti, ai propri fruitori, almeno l'80% di prodotti di produzione lombarda, addirittura il 100% di vini lombardi e di pesce lombardo, mentre si vanno a mettere dei limiti anche sulle colazioni, dove si impongono delle produzioni proprie significative, si va a valorizzare tutto quella che è la multifunzionalità degli agriturismo, cioè l'agriturismo non è più un locale, un posto dove si va solo a mangiare, ma è soprattutto un insieme di attrattività legate al nostro territorio, legate al mondo agricolo. Pensiamo alle fattorie didattiche, pensiamo all'ippoturismo, pensiamo a tutte quelle serie di attività di carattere anche culturale che si possono svolgere nei bellissimi comuni della Lombardia. Oggi la Lombardia ha 1630 agriturismo, quindi più di un agriturismo per ogni comune. Con questa norma si va anche a creare un discrimine tra quelli che fanno bene il loro mestiere e quelli di agriturismo che sono solo somministratori di pasti e di bevande. E si può dire altrettanto anche per i florovivaisti? Senz'altro, anche perché mettendo dei limiti ben specifici sulle superfici di vendita di quegli oggetti o di quelle merci che non sono proprio attinenti alla coltivazione, si va proprio a creare una distinzione tra quelli che sono i florovivaisti veri dei centri commerciali, in modo che poi si possano dare agevolazioni a coloro che fanno bene il loro mestiere.